La Trentini nel mondo presenta Tramvai, voci di ritorno. Ciao a tutti, vi parlo da Santiago de Chile, una delle piazze più belle di Stoccarda a mio parere. Da qua si può notare parte del centro e della stazione e altre colline. È per me appunto uno dei posti miei preferiti perché rappresenta un pochettino quello che è Stoccarda, quindi Stoccarda si sviluppa su collina, non è piatta per niente e ci sono appunto questi punti di scorci da cui si vedono gli scorci della città bellissimi. L'altra cosa che mi piace tantissimo di questa piazza è che è circondata da natura, da alberi, non so se sentite, ci sono parecchi uccellini anche che ci invoicano sempre. L'altra cosa che potrete notare adesso proprio è la metro, una delle metro più vecchie della Germania, se non la più vecchia, Zacche, che ti porta dal centro fino in cima a questa collina. Se vi troverete mai a Stoccarda, noterete che è molto facile trovarsi in mezzo a dei posti circondati da natura, dove appunto le persone vivono, dove ci sono appunto diversi quartieri, ed è molto bello avere questo connubio tra, diciamo, progresso e tecnologia, quindi metro, tantissime metro che risalgono in collina ed un sacco di strade con macchine, probabilmente sentite anche qui in lontananza, e appunto un sacco di verde. Una delle cose che non mi piace troppissimo di Stoccarda è il fatto che, e lo si vede anche tantissimo da qua, è il fatto che ci sono tantissime compagnie, tantissime aziende. Le persone che vengono a Stoccarda a vivere generalmente vengono a vivere per lavoro, quindi nella città si sente questo stile di vita, uno stile di vita improntato soprattutto sul lavorare, sulla carriera. È un pochettino per me diverso rispetto all'Olanda, dove tante persone vivono per altre ragioni, che può essere più culturali e artistiche. A Stoccarda questo è proprio di nicchia, diciamo. Le persone qua maggiormente lavorano e alla grande. Per il resto, sì, questa altezza spero che ve la segnerete. Quando venite a visitare Stoccarda la verrete in questo posto perché è molto bello. Arriviamo dunque oggi a Stoccarda e Valentina ci ha portato a guardare ed osservare Stoccarda dall'alto per scoprire inaspettatamente una città non solo industriale. Ma al di là di questo aspetto, tu Valentina sei arrivata qui lasciando un po' il cuore in Olanda, quindi forse un po' prevenuta. Come l'hai trovata poi questa città? Ti ha accolto, non ti ha accolto? Ti è piaciuta? Ti ha stupita? Mi ha stupito, sì. Questo di sicuro. Stoccarda è una di quelle città che secondo me stupisce tutti quanti, perché ovviamente si sente o si legge di più quello che succede a Stoccarda, però alla fine se guardi il territorio è molto carino. Non stiamo parlando dei picchi di 3.000-4.000 metri, insomma, però non stiamo parlando delle Alpi. Però comunque sì, c'è una bella condizione collinare in cui puoi ritrovare tanta natura e tanta biodiversità. Io non me lo aspettavo, non mi aspettavo di fare il sambuco, per esempio, non mi aspettavo di raccogliere le more selvagge, cioè sono un sacco di cose che comunque non trovavo queste cose in Olanda, invece a Stoccarda sì, quindi questo mi ha sorpreso. Mi aspettavo una città molto più industriale, invece diciamo che c'è abbastanza un connubio tra l'industriale e il naturale. Ma ti ha accolto o ti ha fatto sentire straniera? Riguardo all'accoglimento, penso che qua bisogna parlare abbastanza in generale a livello proprio di territorio tedesco, però in generale Stoccarda è una di quelle città che ha una percentuale di immigrati enorme, accoglie un sacco di immigrati e dà lavoro ad un sacco di immigrati, quindi più sto qui più mi rendo conto di quanti italiani sono qui da un sacco di anni, che hanno famiglia e hanno strutturato tutta la loro vita qui, e quindi in generale penso che a livello di condizioni di vita sia molto accogliente, dà molte possibilità a livello lavorativo. Il problema, diciamo, che magari ci può essere è il fatto del costo della vita. In generale è una delle città più costose della Germania, quindi ovviamente è difficile se uno vuole iniziare così, solo a livello economico è un pochettino difficile, però per trovare lavoro è molto, soprattutto nel
a livello meccanico, eccetera, ho un sacco di cose, a livello industriale ho un sacco di posizioni. Per quanto riguarda me, io mi sento accolta perché ho trovato delle amicizie o delle persone con cui mi trovo bene e quindi non mi sento così tanto la straniera, diciamo. Ma altri stranieri o anche tedeschi? Cioè altri italiani? No, tedeschi. Ah. In questo caso sto parlando di tedeschi, poi dopo appunto si può parlare anche della parte diciamo internazionale con cui ho a che fare, però amicizie che ho sviluppato sono soprattutto tedesche, sono di un paesetto vicino qua, nelle Schwarzwald, nella Foresta Nera, e sono persone molto carine, sono molto persone molto aperte, devo dire la verità, quindi non mi sento molto estranea. A parte per qualche punto, penso che ci siano delle cose che ovviamente più, più sai la lingua, più, allora puoi sentirti più... Non è il punto di essere integrato, accolto, è proprio il fatto che si può essere più loro, non so, più come loro. Non so quanto poi le persone quando arrivano a Stoccarda vogliono essere come i tedeschi alla fine. Tu sei arrivata un po' con questo dubbio, no? Che la Germania forse non rappresentasse il tuo ideale di società. Esatto, difatti dipende dalle persone, no? Dipende dalle persone, su questo non posso giudicare, però penso che ci siano un sacco di realtà che uno deve avere la voglia, gli stimoli di scoprire. Adesso frequenti tanti tedeschi, quindi insomma li abbiamo scoperti, forse non c'era neppure da scoprire, li conosciamo abbastanza aperti, è facile quindi entrare in contatto con loro. Ci sono però degli ostacoli, cioè vedi qualcosa per cui dici su questo punto con un tedesco non mi troverò mai? Difficile, anche perché la storia del tedesco è che discute e dibatte tutto, che è una delle cose che mi piace tantissimo, a dire il vero, dall'altra parte ti puoi trovare a scontrarsi su un sacco di piccolezze e rimanerci non male, però rimanerci un po' dubbiosa. Devo dire la verità, non ci sono delle cose che mi danno completamente fastidio dei tedeschi. Ricordiamo che sono qui da un anno e mezzo, non sono qui da tantissimo. Vivo con un'italiana da vicino Milano e un tedesco dal est, nord-est. In casa già vedo delle differenze, però non ho particolari disguidi con uno o l'altro, questo sono anch'io che sono piuttosto adattabile. Ci sono delle cose che magari mi ritrovo un pochettino annoiata o non mi piace discutere sempre, il fatto che ovviamente loro vorrebbero che io parlassi tedesco sempre, però dipende anche che tipo di persone ti circondi, insomma. Però un'altra delle cose che ovviamente mi trovo molto, però non è un problema del tedesco medio, insomma, però l'altra cosa che mi infastidisce parecchio è la burocrazia. E va bene, noi siamo italiani, la burocrazia è terribile, però la burocrazia in Germania è un'altra cosa. Quindi pesante anche quella? No, è più pesante, cioè, prolifica, continua ad essere sempre di più. Quello è abbastanza pesante e le persone gli piace discutere le cose in maniera molto seria a riguardo. Per me invece io vorrei avere, sono molto pragmatica, no? Ok, va bene la bruttezza, però sono pragmatica. Però qui si parla di pratiche. Ho avuto a che fare con la burocrazia italiana, magari non troppissimo, però insomma a livello di casa, a livello di lavoro, eccetera. No, in Germania è molto di più. Poi con il fatto della lingua diventa ancora peggio, quindi è meglio sapere la lingua per evitare di avere ancora più problemi con la burocrazia praticamente, più che con le persone. Ci ho pensato anche abbastanza, le cose che mi danno abbastanza fastidio sono il fatto che devo pagare le tasse della TV e della radio, anche se non ho TV e radio a casa, per esempio, mi dà proprio fastidio questa cosa. Il fatto appunto della lingua, il fatto della burocrazia, il fatto che il lavoro è così serio, però in generale tutto questo poi dopo ti ritorna, no? Puoi avere accesso a determinati altri servizi e possibilità che magari in Italia non avresti così facilmente. Beh, interessante magari per te, vista la tua esperienza, poter fare un confronto. Dicevi, sei a Stoccarda da un anno e mezzo, quindi non tantissimo. Rispetto ai primi anni in Olanda, che ambiente hai trovato o che cosa avevi trovato in Olanda? Cioè, dove ti sei sentita subito a casa o comunque non straniera? Allora, in Olanda è molto difficile, non ti senti straniero mai. Una delle cose è appunto il fatto anche che in Olanda non hai questa, diciamo, dicotomia tra straniero e locale. Le cose sono piuttosto, magari ci sono degli eventi, delle cose che spingono per avere più stranieri lì o europei o più internazionali, però è sempre molto misto. Per invece in Germania quello che succede, o almeno non in Germania, scusami, a Stoccarda, quello che succede è che
magari hai proprio questa dicotomia, ci sono degli eventi o dei posti che sono soltanto per tedeschi. No, non è che sono solo per tedeschi, però quelli per internazionali sono solo per internazionali, capito? Lì proprio ti fa capire, ok, se io voglio interagire, capito, con le persone del posto, se vado in questi eventi che ovviamente sono ovviamente più precisati in inglese, sono organizzati appunto in un certo modo molto più internazionale, come faccio a trovare le persone del posto in quel caso? Magari posso trovare persone da tutto il mondo, però come faccio a trovare i tedeschi, capito? Quindi questo per esempio in Olanda non ho avuto a che fare, quindi mi ha aiutato tantissimo ad avere contatto con un sacco di olandesi pure, dall'inizio, subito dall'inizio. Poi se parliamo appunto della storia appunto del lavoro, della burocrazia eccetera, vabbè, quello è... Se un contratto in Olanda è di 2 pagine, il contratto in Germania è di 200. Lì ovviamente è molto difficile anche interagire poi, perché il tedesco approccia questa cosa in maniera molto seria, quindi ovviamente tu questa serietà verso tutte queste regole, queste cose, tu non le sai, e ovviamente è impossibile saperle tutte dal principio, quindi le scopri mano a mano e capisci che ci sono queste regole che devi proprio seguire per trovare la gente pure, e per trovarti bene con loro magari nei momenti in cui loro sono aperti per incontrarsi e per socializzare. In Olanda è sempre stato molto più facile da questo punto di vista, e poi appunto c'è il fatto che la lingua non è un problema, anzi. Poi dopo appunto ci sono tutte le differenze personali che tu puoi avere, nel senso che uno ovviamente vuole costruirsi la sua vita, stare nel suo nucleo, stare a livello proprio locale, non ci interessa l'internazionale in generale, quindi non vuole spendere tempo con te, però certo. Insomma questo è naturale dovunque. L'italiano come è visto? Perché comunque il tedesco tendenzialmente ama l'Italia. È sempre questa cosa che bisogna ricordarsi. C'è l'approccio, diciamo, vacanza, c'è l'approccio da vita lavorativa, no? Quindi l'Italia ovviamente è vista come il paradiso. Tutti quanti sono molto contenti di parlare con te, di avere suggerimenti, di qualsiasi cosa rispetto all'Italia, soprattutto per vacanze, no? Poi dopo appunto quando si inizia a discutere altre cose diventa, cioè ovviamente non ti chiedono qual è il parere dell'italiano, perché loro già sanno, tutta una parte. Noto che comunque tutti quanti hanno un'esperienza pregressa, hanno già avuto a che fare con gli italiani, per questa diffusione dell'italiano all'estero, quindi ovviamente non è nuovo per loro. Hanno ovviamente un'idea che è legata tanto a proprio al fatto di essere liberi, quindi di essere in un contesto, diciamo, di vacanza. A livello lavorativo mi sento più un internazionale di un italiano, non so come dire. Sì, quando appunto si parla di dove andare in vacanza, o del cibo, o del da bere, figurati se non mi ricordano se sono italiana, sì, certo. Certo, per non parlare appunto delle scalate, delle montagne, eccetera, ovviamente si ricordano che sono del Trentino. Ah, proprio, ti localizzano però... anche in Trentino, quindi hanno certo, ben presente, sì, certo. Anche la geografia italiana. Ben presente, certo, quello sicuro, ovviamente Gardasee è un posto iconico, tutti quanti lo conoscono, è molto facile, tutti quanti sono stati in Trentino, è molto facile che siano stati in Trentino almeno una volta nella loro vita, quindi lì è abbastanza facile anche spiegare da dove sei, sì. Cosa sei invece stufa di sentirti dire appunto come italiana? Se oltre a che bello vieni da una bella terra, aggiungono qualche considerazione, magari qualche banalità? Si lega tantissimo alla storia del lavoro anche, ovviamente loro sono Arbeit, e pensano che noi invece, siccome magari abbiamo un modo di approcciare la serietà in una maniera più complessa, secondo me, che accoglie anche un attimo di spirito, che accoglie anche un attimo di solarità, per loro invece la serietà è molto facile, la razionalità è molto facile da tenere. Le persone assumono il fatto che io sia abbastanza frivola, no? Non superficiale, però che mi prendano con quella risata solo perché sono italiana, no? Che gli italiani sono giocherelloni, no? Questa è una delle cose che non è che mi stufa, devo dire la verità, io sono abbastanza giocherellona di me, quindi non è che mi prende tanto male, però ci sono delle cose che ovviamente dopo un po' ti rendi conto che è nel loro mentalità di pensare. La maggior parte delle persone, quando poi dopo si trova a lavorare con me, non ha questo tipo di rapporto, perché ovviamente si nota chi sono e come mi approccio, capito, al lavoro. Quindi non viene mantenuta questa idea, riesci a smontarla? No, non credo. Sono persone molto critiche, no? I tedeschi sono veramente persone molto critiche, è una delle cose che veramente mi piace tantissimo. La cosa che mi stupa ovviamente è il fatto di chiedermi della lingua tutto il tempo e parlare del fatto di imparare il tedesco dopo un anno e mezzo.
credo che loro ovviamente non si rendano conto anche di quanto il tedesco sia difficile. Io ovviamente ho studiato anche il tedesco, quindi per me non sarebbe neanche troppo difficile parlare con loro, però da una parte non voglio, solo perché appunto mi dà fastidio il fatto che dovrebbe essere una prerogativa. Cosa sei stufa, esatto, di sentirti dire invece dall'Italia, quando magari conosci qualcuno e racconti: no, io vivo in Germania, vivo in Olanda, vivo in Germania. L'idea che si fanno di te è che proprio non ne puoi più. Vabbè, le persone con cui parlo molto spesso conoscono un pochettino chi sono, di dove vengo, e quindi mi chiedono perché hai lasciato tutto questo. E questo ovviamente è per un contesto che non ti lascia avere un diretto rapporto con il territorio, non ti lascia avere un diretto rapporto anche con le tue tradizioni. Devo dire la verità, io da questo punto di vista la vedo abbastanza temporale, non è che devo stare in Germania tutta la vita, non è che devo stare da un'altra parte tutta la vita, quindi per me è ok. E ovviamente non è che dimentico le mie radici, però questa è una delle cose che da una parte mi stufa, nel senso che mi piacerebbe tantissimo che le persone che stanno in Italia capissero anche che c'è una possibilità di vivere una vita anche fuori dall'Italia e amplificare le tue conoscenze, quello che sai del mondo. Non è che devi stare in un posto e basta e pensare di sapere tutto lo stesso. Un grazie a Valentina, e lasciamo così anche Stoccarda, ma il nostro tramvai non si ferma e ci porterà la settimana prossima a conoscere terre finora inesplorate dal nostro girovagare per l'Europa. Andiamo verso est per scoprire che forse anche i Balcani hanno delle grandi opportunità da offrire.